Bella a tutti ragazzi, io sono Valerio, io sono Francesco e oggi siamo in un'altra top 10. Oggi andremo a parlare dei 10 personaggi più sopravvalutati o in generale i più badass, quindi i più forti che spaccano tutte cose quando entrano in campo. E comunque anche negli scorsi video questi personaggi sono messi non in base alla loro forza ma a caso. Al decimo posto troviamo Mikasa Ackerman, direttamente da Attack on Titan. Ovviamente ragazzi, dopo Levi, credo che sia il personaggio che quando entra in campo distrugge tutto in assoluto. Lei proprio sembra essere nata per uccidere i giganti, gli viene naturalissimo e infatti in confronto ad Eren passa le prove, quelle per diventare un cacciatore di giganti, in modo molto semplice. Al nono posto troviamo Natsu direttamente da Fairy Tail. Vabbè, lui è fortissimo perché come genitore, perché l'ha adottato, possiamo dire, aveva un drago, quindi va, questo già spiega tutto. E poi no, è anche il protagonista, quindi deve essere per forza forte. All'ottavo posto troviamo Sasuke. Ragazzi, insieme a Naruto sono i più forti, veramente i più forti di Naruto. Addirittura alla fine diventano qualcosa di mostruoso. Solo per dirvi, ha tutte e due gli occhi più potenti che ci sono in Naruto, cioè il Rinnegan e lo Sharingan. Al settimo posto troviamo Saitama direttamente da One Punch. Beh, che c'è da dire, con un pugno distrugge tutti e va, finito, stop. Ciao Saitama. Al sesto posto troviamo Naruto da Naruto, ovviamente. E ragazzi, sicuramente non è Sasuke più forte, ma di un pochettino è più forte Naruto. Anche se per molti è al contrario, però secondo me Naruto è molto più forte. Solo per dirvi, ha un dono naturale che si riesce a trasformare nella volpe a nove code. Diciamo che questa è sia una maledizione per lui, che però poi diventa il suo punto di forza maggiore. E ragazzi, è praticamente il più forte, cosa vi devo dire? Già ve l'ho detto di Sasuke, Naruto, aggiungetegli più cose e più forza, quindi inarrestabile. Al quinto posto troviamo Jiren, direttamente da Dragon Ball Super. Vabbè, Jiren è molto più forte dei dei della distruzione, tanto che appunto è più forte del suo dio della distruzione, che ha appunto paura di Jiren. Quindi in questa classifica ci doveva stare per forza. Al quarto posto troviamo Levi, oppure per fare contenti tutti quelli che guardano Attack on Titan, Levi, anche se a me non mi piace per niente chiamarlo Levi. Ragazzi, come descriverlo? È semplicemente il personaggio più forte di Attack on Titan, secondo me. Proprio anche per il suo modo di fare, cioè lui arriva, non pretende niente, non arriva con mosse speciali dicendo sono il più forte di tutti. Arriva con la faccia seria, dimostra che è il più forte tagliando tipo tre teste contemporaneamente con un salto a tre giganti diversi e basta, se ne va. Ed è semplicemente il più forte. Al terzo posto troviamo Itachi Uchiha, il fratello di Sasuke. Vabbè, tutta la famiglia, diciamo, di Sasuke è potentissima, quindi pure Itachi è potentissimo. Ha lo Sharingan ipnotico ed è, come Naruto, secondo me è il personaggio più forte che troviamo nell'opera. Al secondo posto troviamo Erza, oppure Elsa come mi piace chiamarlo, che è il nome con cui lo chiamano nel manga italiano. È ovviamente un personaggio di Fairy Tail ed è, ragazzi, potentissimo. L'unica caratteristica, diciamo che per non spoilerarvi molto, vi posso dire, è il fatto che lei possiede un potere che gli dà un'armatura e ogni armatura è più forte, diciamo, di altre. E infatti, piano piano scopriremo nell'avanzare della storia che lei ha armature sempre più forti e sempre più overpower, quindi magari ha un'armatura di fuoco per combattere qualcuno del ghiaccio, oppure si può far comparire un'armatura d'acciaio per combattere qualcuno che soffre d'acciaio. E così via, diciamo è un personaggio molto adattabile a varie situazioni, fortissimo e anche figo. Al primo posto, come penso abbiate capito perché mancava in questa classifica, è appunto Goku. Vabbè, Goku che supera tutti i limiti e ancora li supererà, che ora ultimamente in Dragon Ball Super è arrivato all'ultra istinto, proprio più forte di te di tutto quanto, e che quindi era d'obbligo mettere in questa classifica, visto che lui supera e continuerà a superare tutti i limiti possibili. Ragazzi, se questo video vi è piaciuto lasciate un mi piace, commentate e iscrivetevi al canale. Adesso, nelle prossime settimane, o comunque in settimana, arriveranno comunque altri video sempre delle top 10.
E quindi se vi piace questo stile di video, seguiteci. Noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!